Ormai è sempre più frequente la sabbia in sospensione dal Sahara a causa dei cambiamenti climatici e molti si chiedono se ci siano rischi per la salute e noi lo abbiamo chiesto alla dottoressa Laura Martino, responsabile unità operativa di pneumologia dell'ospedale di Chieti. Non chiamate la sabbia, però, ci dice la dottoressa, piuttosto. Allora, sicuramente, come tutte le polveri sottili, anche la sabbia del deserto, che in realtà più di sabbia, parliamo proprio di micropolveri, perché la sabbia prevede delle particelle più grandi che non vanno in sospensione. Tutto ciò che è micropolvere viene trasportato dai venti, sale anche a livello di alte latitudini e viene a interessare l'apparato respiratorio penetrando nelle vie aeree. Nelle vie aeree, soprattutto le più periferiche, quindi le piccole vie aeree, che vengono a subire un processo di tipo infiammatorio e quindi possono sviluppare dei fenomeni sia di tipo irritativo, quindi una sintomatologia caratterizzata da tosse, affanno, soprattutto durante sforzo, e sia una patologia respiratoria vera e propria, quale può essere l'asma bronchiale, e in alcuni soggetti fumatori, che sono quindi già di per sé sottoposti a un processo infiammatorio cronico legato all'abitudine tabagica, l'ulteriore inalazione di polveri possono ovviamente contribuire a peggiorare quelli che sono i sintomi della patologia e quindi poi l'evoluzione verso le forme croniche delle malattie respiratorie. Dottoressa, come difenderci, come fare prevenzione e come curarsi se ci sono delle forme particolarmente importanti? Allora, sicuramente bisogna tener cura del proprio apparato respiratorio. Noi quando parliamo di apparato respiratorio parliamo di apparato bronchiale che ha una funzione importante a livello dell'organismo, quindi noi dobbiamo comunque compensare tutti quelli che sono i fattori di rischio. Quindi se abbiamo delle patologie concomitanti, sottoporci a dei controlli periodici, avere uno stile di vita adeguato, favorire un'abbondante idratazione perché l'apparato respiratorio ha una mucosa che deve essere idratata per permettere al sistema ciliare poi di fare una funzione di barriera e quindi eliminare queste particelle che noi andiamo a inalare. Sicuramente la sospensione dell'abitudine tabagica è importante, l'utilizzo delle mascherine lì dove noi pensiamo possiamo essere esposti all'inalazione di polveri anche in quantitativi elevati, mi riferisco anche a alcuni lavoratori, per esempio. Consolazione che entro questo fine settimana, secondo le previsioni meteo, la cosiddetta sabbia del Sahara sarà almeno momentaneamente spazzata via.